Ferrero lascia, la Sampdoria è salva, c'è la conferma, avete visto? Un lungo, lunghissimo sospiro di sollievo per tutti i tifosi blu cerchiati. L'ex presidente ormai, Massimo Ferrero, lo ha annunciato a Telenord. Avete sentito le sue parole? La vicenda sembra ormai essere chiusa. L'ha rivelato Sky Sport. Al termine dell'ennesima giornata frenetica, piena di incontri e riunioni a Milano, si è trovata l'intesa. Massimo Ferrero da una parte, i prossimi nuovi proprietari, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi dall'altra. Dopo gli intoppi degli ultimi giorni, il peggio ormai sembra essere passato. La Samp dovrebbe ripartire dal campionato di Serie B con una piccola penalizzazione. Possibilità di assolvere per tempo al pagamento di tutti gli stipendi non ancora elargiti. Così Ferrero ai microfoni di Telenord. Posso confermarlo, ho venduto. La Sampdoria non fallirà. L'ho fatto per la gente, per gli stipendi dei dipendenti e per una parte di tifoseria. Questa storia doveva finire. Basta adesso insultare Ferrero. A me Garrone non ha regalato niente, non ho preso niente. In Italia non mi hanno dato niente. Mi hanno soltanto portato allo sfinimento perché non ce la faccio più a sentire tutte queste brutte parole. Radrizzani è una persona per bene, lo conoscevo e conosce il calcio. Gli faccio un in bocca al lupo. Mi rimpiango.